Dopo 30 anni si realizza un sogno a buon abitacolo, è così che parla il sindaco Giancarlo Guercio. La piscina e la palestra comunali sono state affidate alla GSM Olimpia, che si occuperà di ristrutturarle e gestirne le attività per 40 anni. In un manifesto pubblico, il primo cittadino racconta la storia degli immobili, iniziata nel 1991 con l'approvazione del progetto di realizzazione e l'affidamento dei lavori. Da allora un'epopea lunghissima, 3 decenni passati tra fondi pubblici sprecati, per opere di fatto incompiute, abbandonate a se stesse, teatro anche di fatti di cronaca, il lì che perse la vita il giovane Pascuzzo. Le condizioni e le vicende delle strutture non hanno agevolato il comune, che ha continuato a lavorare per trovare una destinazione da dare agli immobili e alla loro vocazione sportiva. Ad un certo punto la luce, l'imprenditore Giuseppe Garone e sua moglie Francesca Petrosino hanno deciso, racconta Guercio, di promuovere e presentare un progetto riguardante la ristrutturazione e la gestione della piscina e della palestra comunali. A maggio, in piena pandemia, è stato avviato l'iter per arrivare oggi all'affidamento. Li ringrazia Guercio per il coraggio manifestato. Grazie al loro considerevole investimento, commenta il sindaco, quello che era un luogo di degrado, di abbandono, di tristezza, sarà un esempio di cura, di rinascita, di gioia per tante persone e per l'intero comprensorio. Questo atto, tra i più belli compiuti negli anni della nostra attività amministrativa, conclude, è per noi come una fenice, simbolo di chi rinasce dalle proprie ceneri.